Tanti eventi collaterali prepareranno la città all'arrivo della tappa aquilana del Giro d'Italia il prossimo 17 maggio. Le iniziative intraprese dal comitato organizzatore sono state presentate in una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni dal vice sindaco Raffaele Daniele, dall'assessore allo sport Alessandro Piccinini, dall'ingegner Vittorio Fabrizi, membro del comitato organizzatore, e da Ivan De Paulis, anche lui membro dell'organizzazione. L'idea era quella di coinvolgere appieno questa volta la popolazione, anche attraverso tutti gli eventi che anticiperanno l'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Un abbraccio ideale, quello dei ciclisti alla città dell'Aquila nel decennale del terremoto. Abbiamo lavorato per tempo, ho voluto chiamare all'assessorato un po' di amici che avessero voglia di dare un contributo gratuito ovviamente, da qui quindi l'ingegner Vittorio Fabrizi che è il coordinatore di questo comitato, ma tanti altri, l'ingegner Ardingo, e coinvolgendo il mondo delle associazioni sportive. Abbiamo quindi pensato che la miglior forma di pubblicità per la tappa del 17 fosse quella di organizzare eventi che richiamassero l'appuntamento e che tingessero di rosa la città, quindi da qui la stracittadina Aquilana Pink Run in collaborazione con l'Abruzzo Atletica L'Aquila, che inonderà di rosa di podisti la città, uno street food che pure si colorerà di rosa e all'interno del quale ci saranno anche degli eventi culinari che vedranno coinvolto anche il giro, due convegni importanti di educazione stradale rivolti quindi sia alle scuole e quindi come forma anche educativa con la partecipazione di sportivi ex sportivi e altri appuntamenti tra cui per esempio il museo della bici che si farà in centro e la partecipazione del Panathlon pure che sarà presente con una cena in cui saranno coinvolti anche i soggetti di RCS quindi che parteciperanno al Giro d'Italia. Siamo molto molto contenti dell'impegno che abbiamo profuso, è stata molto faticosa, però siamo contenti, insomma abbiamo fatto un calendario nutrito, credo che sia la prima volta che succede una cosa del genere. Gli eventi partiranno il 12 aprile con un convegno, lo sport come strumento educativo e sociale. Il 4 maggio ci sarà all'auditorium di Renzo Piano un convegno sulla sicurezza stradale, prima di passare al 5 maggio con la Stracittadina, organizzata da Atletica Abruzzo L'Aquila. Un evento importante questo, che rientra anche nella tradizione cittadina, una Pink Run, una corsa che si tingerà di rosa. Il 9 maggio allo stadio di Acquasanta la partita del cuore e il 16 maggio altro convegno sulla sicurezza, dedicato al rispetto del ciclista sulla strada. Il 17 l'arrivo della tappa e due giorni dopo la Gran Fondo, che porterà in città circa 700-800 atleti. Iniziativa giunta alla quarta edizione. Dal 16 maggio sino al 19 poi al Parco del Castello ci sarà lo street food, prima tappa quella aquilana con l'ape rosa dedicata al giro. E poi i monumenti illuminati di rosa, la foto dell'emiciclo in rosa è già stata scelta da RCS come una delle 10 foto più belle in Italia dedicate al giro. Il percorso è un percorso difficile dal punto di vista tecnico, ha spiegato Ivan De Paulis, fatto da salite, discese, curve e rotatorie, quindi è una difficoltà notevole dal punto di vista tecnico per i corridori e i ciclisti lo sanno. Sono 9 chilometri prima di arrivare alla villa comunale. Tra l'altro nel centro storico dal 1 maggio sarà allestito anche un museo storico delle bici, grazie alla collaborazione con gli Aquilotti e con il Panathlon. Ci saranno anche spettacoli di sbandieratori.